Benvenuti amici, un saluto da Luigi Duchi e oggi qua ancora per parlarvi del mondo della domotica. In particolar modo lo faremo andando a conoscere delle prese smart di casa Tekin. Le prese smart in questione mi sono state inviate dall'azienda Tekin, è un kit composto da 4 prese smart e il modello specifico è l'SP22. Queste prese smart supportano un carico massimo di 10 A e mediante la ormai nota applicazione Tuya Smart e Smart Life possono essere gestite direttamente dal nostro telefono. Hanno la caratteristica di leggere il consumo elettrico del carico ad esse connesse e mediante l'utilizzo dell'applicazione Tuya Smart o Smart Life, sappiamo ormai che le due applicazioni sono praticamente la stessa cosa, possono essere gestite dai nostri assistenti vocali quali Google Assistant o Amazon Alexa. Il dispositivo si presenta in maniera standard molto simile a tanti altri dispositivi smart che abbiamo visto, facendo parte di Tuya Smart e Smart Life possono essere tranquillamente integrate mediante il loro firmware naturale in controller esterni come ad esempio Home Assistant. Il chip che diciamo gestisce questa presa smart è l'ormai noto ESP8266. Di conseguenza, aprendole, sarà possibile caricarci sopra un firmware alternativo come ad esempio Tasmota. Operazione che non sarà proprio facilissima in quanto non presentano delle viti sulla scocca, quindi andrà diciamo aperta completamente la plastica in maniera piuttosto violenta, andrà dissaldata con il rischio appunto di rompere la plastica stessa e successivamente sarà possibile provare a flasharlo con firmware alternativi. Il dispositivo in questione lavora con una frequenza di 2,4 GHz Wi-Fi, quindi non è un prodotto Zigbee o Z-Wave, lavora con la connessione Wi-Fi. Come tutti i dispositivi domotici lavora con la 2,4 GHz e non con la 5 GHz, vediamo il contenuto di questo dispositivo, di questa scatola e successivamente andremo ad accoppiare il nostro dispositivo all'applicazione Smart Life. Devo aprire una piccola parentesi: nonostante che sia possibile gestire questo dispositivo mediante l'utilizzo di controller esterni quali ad esempio Home Assistant, non sarà possibile con il firmware originale vedere i consumi elettrici di questi dispositivi all'interno del nostro controller. Per fare questo sarà necessario esclusivamente caricare un firmware alternativo in modo da andare a leggere i vari parametri del consumo del carico ad esso connesso e andarle poi ad integrare mediante il protocollo MQTT. Andiamo ad aprire la confezione e vediamo cosa ci riserva. Ed eccoci qua in compagnia della nostra confezione, andiamo ad analizzarla all'esterno. Ovviamente sul lato ci sarà raffigurata l'immagine della presa smart, sul lato più corto invece ci sarà il codice QR con la quale poter scaricare l'applicazione Smart Life, ma funziona anche con l'applicazione Tuya Smart. Ovviamente l'applicazione è disponibile sia per i dispositivi Apple che per i dispositivi Android. Sul lato lungo posteriore ci sono le specifiche tecniche che vi elencavo prima. Ovviamente è un dispositivo certificato CE e ROS, quindi è perfettamente utilizzabile all'interno dei nostri impianti elettrici. Sul lato più corto dell'altro lato abbiamo una serie di icone che stanno ad indicare appunto i vari comandi, le varie funzioni principali, quindi l'Energy Monitor, il Voice Control, il controllo dell'applicazione e la connessione Wi-Fi. Andiamo ad aprire la confezione, vediamo cosa c'è al suo interno, se ce la faccio. Oh, ecco qua. Allora, aprendo, troviamo manualetto di istruzioni, ci sarà anche la lingua italiana e all'interno troviamo anche le nostre prese smart che hanno attacco Schuco e anche dall'altro lato hanno attacco Schuco, quindi non avranno bisogno di adattatori, o perlomeno avranno bisogno di adattatori comunemente acquistabili presso qualsiasi Brico Center o qualcosa del genere. E l'applicazione, il dispositivo
è munito di questo interruttore sopra. Dopo andremo a vedere il funzionamento, immagino che servirà per accenderlo e spegnerlo e anche per accoppiarlo alla nostra rete wifi eventualmente. La confezione è molto carina, molto compatta, sono quattro dispositivi affiancati uno all'altro. E mi sembrano anche di un materiale plastico piuttosto robusto, ben costruiti. Andiamo a vederli in funzione. Bene amici, eccoci sul mio telefono, ho appena premuto il pulsante di accoppiamento della mia presa Tekin e andrò ad aprire l'applicazione Smart Life e andrò a cliccare appunto sul pulsante più in alto e selezionerò il dispositivo in questione, che è una presa. Conferma che l'indicatore LED lampeggi velocemente, ovviamente andremo a confermare. Qui ci sarà da inserire i vostri dati di SSD e password della vostra rete Wi-Fi, confermerete. Ed ecco qua che il dispositivo è stato accoppiato. Lo chiamerò Smart Prova. E cliccheremo su fine e la nostra presa sarà disponibile. Potrà accendersi e spegnersi. Da questo dispositivo, da questa diciamo opzione, potrete vedere il consumo in watt, il voltaggio e i milliampere. Ovviamente non ci ho connesso niente, quindi mi sta dando consumo a zero. Qui potremo impostare un timer che farà un conto alla rovescia prima di spegnere in automatico il nostro dispositivo, oppure potremo creare delle vere e proprie schede che potremo far ripetere solo una volta, oppure selezionare i vari giorni della settimana per far ripetere più o meno accensioni. Qui ad esempio possiamo fare alle 19:08, lo facciamo ripetere tutti i giorni della settimana e gli daremo un comando di on e andremo a salvare. Come vedete mi ha salvato l'opzione di accensione ogni giorno alle 19:08. È menzionato il fatto che la precisione del timer è più o meno di 30 secondi e potremo aggiungere quanti timer vorremo alla nostra applicazione, oppure tenendo premuto sul timer creato potremmo andarlo ad eliminare. Una volta inserito in Smart Life o Tuya Smart, l'interfaccia grafica è praticamente la medesima, in automatico si potrà creare diciamo la condivisione del nostro account Smart Life mediante l'applicazione Home, aggiungi, configura dispositivo. Io in questo caso ho già associato il mio account Smart Life al mio assistente Google Assistant, di conseguenza mi ritroverò già il dispositivo all'interno del mio assistente vocale. Ovviamente una volta integrato Tuya Smart o Smart Life nel nostro controller esterno, come vi ho indicato nella guida, come il controller esterno come Home Assistant, come vi ho indicato nella guida, potrete usufruire dei dispositivi facenti parte di Tuya Smart o Smart Life all'interno del vostro Home Assistant, che ve le rivelerà in automatico, quindi non dovrete configurare niente, vi troverete direttamente in questo caso lo switch che ho appena installato su Smart Life. Bene amici, anche per questa guida è tutto, vi ricordo di seguire i nostri canali all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, potrete lasciare un commento o sotto il blog che ho appena citato, oppure sotto al video di YouTube, questo video qua, lasciando un commento e perché no un like se questo video vi è piaciuto. Vi auguro un buon anno e vi esorto a seguire i nostri canali continuamente. Un saluto, alla prossima!